E ora una persona che tutti voi conosciamo e tutti voi conoscete, che passa dal ruolo di host al ruolo di speaker. Quindi Alessandra Faravegoli, sempre un po' in questa scia, direi, Stage. no? On stage, e anche, diciamo, forse per un argomento che effettivamente è abbastanza correlato a quello anche di quello prima, no? Cioè, quindi, che cosa, come fare per non dimenticare, insomma, e sapendo, Ma diciamo, della. facciamo andare la sigla, ma Ah, facciamo andare la oddio, sigla. oddio, la sigla. Eccoci, eccoci. Eccoci. Alessandra, allora, adesso ti devi trasformare da host a speaker. Rimaniamo sempre nell'ambito di non dimenticare le cose. Niente, ti lascio la parola. Grazie Gianluca. Come è stato annunciato dall'ottimo presentatore, il mio breve talk è su come ce l'ho fatta a non dimenticare quasi niente, e cosa che per me è molto importante perché io in questi anni ho fatto mille cose e quindi perché ho bisogno di strumenti e metodi per non dimenticare quasi niente, perché ogni tanto voglio staccare. Quindi l'obiettivo di tutto questo lavoro è riuscire ogni tanto a spegnere il cervello e smettere di pensare a come fare andare avanti tutti i vari pezzi della mia vita, che peraltro in questo momento non è, cioè è ancora più complicata della vita della freelance, normale, perché avendo aperto un'agenzia, sto seguendo, e sto tenendo comunque gli occhi sopra molti più progetti contemporaneamente di quanti ne gestissi prima da freelance. Quindi il mio obiettivo è riuscire il venerdì pomeriggio a una certa ora a chiudere e poter andare a camminare senza che mi ritornino su, un po' come i peperoni dopo aver mangiato, tutte le cose che devo fare da lunedì in avanti. E ci sono, diciamo, gli strumenti sono sempre un tema anche di preferenze personali. Prima scherzavo con Gianluca dicendo che io non sono mai riuscita a farmi piacere Miro, evidentemente c'è qualcosa in me che è incompatibile con uno strumento che peraltro so essere utilissimo a tantissime persone, quindi massimo rispetto per chi lo usa con profitto, però ecco, gli strumenti sono una cosa abbastanza personale, quindi ce ne sono tanti, non possiamo passare il tempo a sperimentare e testare gli strumenti. Quando abbiamo trovato quelli che ci vanno bene, sfruttiamoli al massimo. In particolare per me in questi anni, nella mia vita un po' da freelance, un po' da imprenditrice, un po' da diciamo coordinatrice di tutto il progetto Freelance Camp, tre sono gli strumenti che sono diciamo i pilastri su cui poggia la mia intera organizzazione. Todoist, Google Calendar e un quaderno fisico. Parto dal primo, che devo dire è probabilmente veramente per me un mai più senza, sono i soldi meglio spesi per me in assoluto. Soldi quanti soldi? Todoist ha una versione gratuita che permette di gestire fino a 5 progetti e ha una visibilità nel tempo non amplissima, una settimana. Io in realtà l'ho subito preso nella versione a pagamento che, se la pagate con il piano annuale, costa 4 euro al mese, quindi sono 48 euro all'anno e sono davvero per me una cifra totalmente che ne vale la pena assolutamente. Cosa vi faccio vedere così al volo quello che era il mio Todoist di qualche giorno fa. Come vedete sulla barra di sinistra ci sono un sacco di progetti e sottoprogetti che sono divisi in ambiti, le cose che faccio io per lavoro, come ancora, diciamo, un po' perché ho la mia partita IVA, quindi mi devo ricordare di fare le fatture, di mandare i documenti al commercialista, eccetera. Ogni tanto mi vengono chieste delle cose perché sono io Alessandra Faravegoli e non perché sono Palabra, per tipo ad esempio fare un talk a un evento. Ho i miei due maestri di yoga a cui continuo a seguire
ogni tanto le newsletter, le cose che devono fare loro, anche se devo dire in questi anni sono riuscita a insegnargli un sacco di cose. E poi dentro a queste cose dell'Alessandra Faraventa c'è anche adesso tutto il progetto dell'APS, del Freelance Camp. E poi c'è un'enorme cartella che contiene un sacco di progetti di Palabra. E Todoist mi permette di vedere ogni giorno quello che devo fare entro oggi e quello che devo fare nei prossimi giorni. E per me questo è fondamentale. Come l'ho organizzato? Come ho organizzato il mio Todoist? Intanto, appunto, ci sono quattro macro ambiti. Il lavoro di Palabra, l'agenzia di email marketing e email automation, che ormai ha quasi 2 anni e un sacco di clienti e di cose da gestire. C'è ancora un residuale digital update, perché, insomma, nonostante il progetto si sia concluso e la SRL sia in fase di liquidazione, ci sono state in questi mesi un pochino di pratiche da sbrigare e di cose da terminare. C'è il lavoro che riguarda, ci sono le cose di lavoro che riguardano me come individuo e poi ci sono le cose personali, perché io dentro Todoist metto, non so, la lista dei regali di Natale da comprare, metto che devo ricordarmi di pagare il bollo auto, perché dopo 3 anni di seguito, 10 anni fa, in cui mi dimenticai di pagarlo e quindi pagai la multa, decisi di metterlo come task ricorrente, e tutte quelle commissioni e robe varie di cui mi devo ricordare, ma che non riguardano la mia vita lavorativa, riguardano, diciamo, tutto il resto della mia vita. Dentro a Palabra e un tempo dentro a Digital Update, ci sono dei progetti personali, quindi c'è un macro progetto Palabra dentro cui io metto tutte le cose che dobbiamo fare per fare andare avanti l'agenzia, diciamo dal controllare i report del consumo di ore del budget versus stato avanzamento lavori al fare tutto quello che è necessario appunto per fare andare avanti la macchina, quindi dalla promozione, la comunicazione, il new business, eccetera, eccetera, eccetera. Quando qualcosa da new business diventa un progetto che un cliente ci paga e ci pagherà, allora ecco che arriva il progetto specifico, quindi che di solito ha il nome del cliente, e dentro a quel progetto, se si tratta di un progetto semplice, sta tutto in un unico contenitore. Se si tratta di un progetto più articolato, come spesso accade, magari un affiancamento che dura un anno, anche quel progetto può essere suddiviso in sezioni che possono essere visualizzate una sotto l'altra, oppure come un board, per chi ama il Kanban, vedere le cose affiancate l'una all'altra, ed è dentro, appunto, o al progetto generale o alle sezioni di quel progetto ci stanno i vari task, le cose da fare. I task sono appunto che cosa devo fare, che cosa devo fare oggi, che cosa devo fare domani. Ecco, sui task mi riallaccio a una cosa che ha detto Gianluca prima, i next steps. Quando si fa una riunione, che si tratti di una call, che si tratti di una riunione in presenza, uno degli insegnamenti fondamentali che io ho imparato una ventina d'anni fa è stato: la riunione non è servita a niente se alla fine non ci siamo detti chi fa cosa entro quando. Cosa, quindi cosa c'è da fare, chi lo fa, perché i progetti dentro a Todoist possono anche essere condivisi, quindi se ho uno stesso cliente lavoro con più persone, o se ho un progetto, purché sia, lavoro con altre persone che siano meno, che facciano meno parte della mia azienda. Però io posso con Todoist invitarli e condividere il progetto. Quindi nel momento in cui io inserisco un task, se si tratta di un progetto condiviso, dovrò dire chi è che deve fare questa cosa. Quindi quando io trovo, ad esempio, dentro il progetto Palabra dei task, il progetto Palabra ovviamente è un progetto condiviso, quando io trovo dei task che non hanno la faccina della persona che lo deve fare, chatto subito in Slack: chi è che ha messo questo task? Chi è che deve fare questa cosa? Perché mettere un task senza specificare chi lo deve fare è completamente inutile, ed è totalmente inutile definire che una cosa deve essere fatta senza dire entro quando.
magari non lo sappiamo subito esattamente entro quando è obbligatorio che questa cosa venga fatta, però in qualche modo la dobbiamo piazzare nel tempo, perché piazzarla nel tempo è l'unico modo per cui poi la possiamo vedere. Chiaramente, se andiamo a vedere il progetto, il singolo progetto, vediamo anche i task senza una data di scadenza. Ma visto che quando apriamo Todoist, la prima visione che abbiamo è quello che devo fare entro oggi, e poi io la sposto immediatamente nel quello che devo fare oggi e i prossimi giorni, se un task non ha una data, in questa visualizzazione non compare. Quindi è facilissimo dimenticarsi che è una roba da fare, da tenere presente. Altra cosa fantastica di Todoist è che possiamo anche definire dei task ricorrenti. Se c'è qualcosa che dobbiamo fare ogni primo lunedì del mese, ogni secondo giorno lavorativo del mese, una volta al mese, all'ultimo giorno del mese, una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 2 settimane, whatever, possiamo specificare la regola. Quindi, io ad esempio, c'è un cliente per cui faccio un'analisi dei competitor e gli ogni settimana, io ogni lunedì ho il mio task che mi dice andare a vedere dentro SendView se ci sono degli esempi interessanti di newsletter mandate dai competitor e preparare il report. Quindi io ogni settimana me lo vedo. Ogni 2 giovedì ho il task che mi ricorda di controllare se tutte le mie fatture sono state pagate. Adesso diciamo è meno importante perché ho meno clienti, ho un ma macro cliente che è Palabra e non ho più tanti clienti sparsi in giro, però per i freelance, quando ero freelance, era fondamentale perché le fatture insolute non vanno fatte invecchiare. Più invecchiano e più si abbassa la probabilità che voi vediate quei soldi. Quindi se qualcuno non vi sta pagando nei tempi stabiliti, dovete accorgervene per tempo. Quindi ogni settimana magari è troppo, però ogni 2 settimane io andavo a ricontrollare, vado tuttora a controllare su fattura 24 se ho delle fatture in scadenza che non mi sono ancora state saldate. Appena vedo che qualcuno è in rosso, scrivo la prima mail garbata e generalmente la cosa si risolve in pochi giorni. Entro il 10 del mese, devo ricordarmi di mandare tutti i documenti al commercialista. Quindi ogni volta che dovete fare una cosa regolarmente, il task ricorrente ve la mette lì e non ve ne dimenticherete mai più. Altra cosa che ho imparato a fare nel tempo è aggiungere ai miei task delle descrizioni e dei commenti che sono, diciamo, tutti materiali aggiuntivi che mi possono aiutare a fare meglio la cosa che va fatta. Gli strumenti, come si diceva anche prima, quando cominciamo a usarli, non è che dobbiamo per forza di cose fare, diciamo, usare tutte le feature, anche perché magari non sappiamo ancora se quello è lo strumento giusto per noi, per cui cominciare a usare subito qualunque opzione che ci venga data, magari non è neanche tanto funzionale. Però una volta che siamo certi che ci troviamo bene con questo strumento, allora vale la pena iniziare a esplorare un po' le cose che ci possiamo fare. Dei task ricorrenti ho già parlato, diciamo che la mia evoluzione nel tempo è stata imparare dei modi raffinati per scrivere che un task è ricorrente direttamente mentre lo inserisco, ma non sto qui a spiegarvi come. Una cosa che ho cominciato a fare da poco è mettere non solamente il giorno, ma anche un orario. Quando è che metto l'orario? Lo metto il giorno prima, cioè io ogni sera controllo le cose che sono da fare domani o stasera lo farò per il lunedì e le piazzo anche nei momenti della giornata, perché questo fa sì che Todoist mi mandi una piccola notifica, un ping che mi ricorda che devo fare anche questa cosa. Benissimo. E poi uno. È una cosa che sto sperimentando, in alcuni casi la notifica mi è molto utile, in altri casi magari è più un disturbo che altro, me lo ricorderei comunque di farla perché Todoist io ce l'ho sempre aperto, però diciamo che in molti casi la trovo utile. Un'altra cosa molto utile che ho imparato a fare sono i template. I template servono per tutte quelle cose, per tutte quelle checklist che ci aiutano a ricordarci di non dimenticarci nulla, tipo nel momento in cui cominciamo, in cui un cliente accetta un'offerta,
Che cosa dobbiamo fare? Ci sono tutta una serie di cose che dobbiamo ricordarci di fare sempre. Ad esempio, controllare nel nostro caso che abbia firmato non solamente il contratto d'offerta, ma anche la dichiarazione, il contratto che ci rende responsabili del trattamento dei dati, oppure spostare la cartella Drive da trattativa in corso a clienti acquisiti. Avvisare il resto del team che è entrato un nuovo cliente, mettere su Todoist i task che ci ricordano di mandare le fatture nelle date stabilite, controllare, diciamo, fare un piano di allocazione risorse nel nostro gestionale WITOD in modo che abbiamo più o meno un'idea di quanto tempo spenderemo nel fare le cose. Insomma, ci sono tutta una serie di operazioni, mandare le mail di benvenuto al cliente che gli spiegano come funziona il lavoro con noi in agenzia, gli mandano un piccolo gadget, eccetera. Quindi, dato che sapete benissimo anche voi che ci sono più o meno delle cose che regolarmente dovrete fare ogni volta che parte un progetto, ogni volta che si conclude un progetto, è molto utile ritrovarsele già tutte davanti, senza una data, perché quella la mettete voi nel momento in cui appunto il progetto parte, però almeno avere l'elenco di tutti i task suddivisi in sezioni è una cosa davvero utile. Per cui noi in Palabra ci siamo fatti a un certo punto un template del kick-off di un progetto, un template Todoist. L'abbiamo salvato nel Drive condiviso e quando qualcuno di noi fa partire un nuovo progetto con un nuovo cliente, semplicemente importa quel CSV dentro al progetto Todoist, trovandosi quindi già tipo 20 task che sono da smarcare, da una data da mettere, oppure ti ricordano che devi fare una serie di cose, via via che le fai, segni fatto. Diciamo che è una feature estremamente che ti fa risparmiare tanto tempo, soprattutto quando devi tenere in parallelo tante cose. Come uso io Todoist? Intanto ve lo dicevo prima, tengo sempre aperto sia oggi che i prossimi giorni, perché magari oggi finisco di fare le cose che mi ero ripromessa di fare oggi, possono esserci, se sono. Diciamo, se sono le 5 e mezza del pomeriggio posso spegnere, ma se sono le 2 del pomeriggio ho una mezza giornata e posso andare a vedere se ci sono delle cose dei prossimi giorni che posso portare avanti. Seconda regola, io applico rigorosamente il Todoist zero, cioè io a fine giornata devo avere il today vuoto. Poi ovviamente non è che io sono Wonder Woman. Quindi non è che mi capita tutti i giorni di finire tutti i task che mi ero ripromessa di smarcare per oggi, però se non li ho finiti, se ci sono delle cose che non sono riuscita a fare, non le lascio lì ad ammuffire in rosso, le sposto. Prorogare non è un peccato, Todoist non mi serve, le to-do list in generale non è che ci servono per fustigarci perché non siamo state abbastanza brave da finire tutto in tempo, ci servono perché dobbiamo stare meglio e organizzare meglio il lavoro. Quindi a me vedere tre task in rosso mi deprime, mi abbassa tutte le endorfine e mi fa lavorare peggio. Cosa faccio? Dico, ok, avevo pensato di farlo entro oggi, non ce l'ho fatta. Realisticamente, quando è che posso farlo? E domani mi si sta riempiendo troppo, sposterò alcune delle cose che avevo messo a domani, le sposterò a dopodomani, le sposterò fra una settimana, le delegherò a un'altra persona. Quindi ogni to-do list che la facciate con Todoist o con qualunque degli altri strumenti vi deve servire per stare meglio nel vostro lavoro, non vi deve servire per sentirvi inadeguati. E poi appunto cerco di pianificare il giorno successivo. Quindi controllo che le cose che devo fare domani siano realisticamente raggiungibili. Se il giorno successivo è troppo pieno, sposto qualcosa o mi interrogo sulla sua effettiva necessità e poi chiudo e me ne vado a casa. Secondo strumento indispensabile, il calendario. Io uso Google Calendar. Usate il calendario di Apple, bravi, sono contenta per voi. Usate un altro tipo di calendario, Outlook o robe, qualunque cosa va bene, però avere un'agenda di quello che dovrete fare è fondamentale. Io uso Google Calendar e ho tanti calendari. Ne
Ne ho uno per le cose di lavoro di Alessandra Farabegoli e uno naturalmente per le cose di lavoro di Palabra. E sono due account Google diversi con due calendari diversi. Non è che ne guardo, non è che guardo 3 pagine, 4 pagine alla volta. Condivido i calendari con tutti gli altri account Google che sono interessati, per cui quando apro il G Calendar di Palabra vedo anche con un colore diverso le cose che magari gli impegni che ho, magari come Alessandra Farabegoli, e questo mi permette di non riempire troppo le mie giornate. Ho anche un calendario per gli impegni personali, tipo dalla parrucchiera, lo metto in quel calendario lì, non lo metto nel calendario di lavoro, e ho anche un calendario per gli impegni familiari in cui metto, non so, quando andiamo in vacanza, quando mio figlio è in gita, robe di questo genere. Però ripeto, quanti G-Cal mi servono? È un tema di organizzazione personale, vi racconto come faccio io perché magari vi può essere, vi può far venire delle idee per organizzarvi voi. Io lo uso guardando sempre la vista del mese perché ho bisogno, è un problema mio, di avere una visione di medio termine dei miei impegni. Condivido con colleghi e colleghe i calendari necessari e nel calendario di Palabra ho messo di default le notifiche e i meet, perché a volte sono immersa nel lavoro e se fra 10 minuti mi parte una call, mi è utile che G-Cal mi avvisi, se no rischio di continuare a lavorare e di arrivare alla call in ritardo. E per gestire gli appuntamenti, quindi le mie disponibilità, ho usato per 3 anni, mi pare, Calendly, trovandomi molto bene. Calendly nella versione gratuita vi permette di gestire un solo tipo di appuntamento, tipo la call da 60 minuti, la call di mezz'ora. Nella versione a pagamento vi permette di gestire, di piano che avevo io, fino a 4 tipi di appuntamento. Lo potete sincronizzare con i vostri calendari, cioè dire prendi l'appuntamento su questo Calendly e va a finire nel calendario di Alessandra Farabegoli o di Palabra, cioè un calendario. È quello dove vanno a finire gli appuntamenti. Gli potete collegare, potete fare sì che l'appuntamento generi in automatico un Meet o uno Zoom, a seconda di quello che è lo strumento che usate. Potete fargli anche controllare la disponibilità e la compatibilità. Quindi, anche se il Calendly mi mette gli appuntamenti nel calendario di Palabra, controlla che non vadano, che le disponibilità mostrate non vadano in competizione, non vadano in collisione con cose che sono magari segnate nel mio calendario personale, cioè non mi prenoto una call mentre io ho l'appuntamento dalla parrucchiera. Adesso sto sperimentando da qualche mese la funzione di G-Cal, che permette di programmare gli appuntamenti. È una funzione che è compresa nel Google Workspace, e quindi il Google Workspace noi già lo paghiamo, perciò abbiamo deciso di sperimentare questa funzione per smettere di pagare Calendly, detta come va detta. E quindi io nel mio Google Cal ho definito 2 tipi di appuntamenti, la call da mezz'ora e la call da un'ora. E si fa a usare questa funzione? Dovete avere intanto un account Google di quelli a pagamento, essere in un Google Workspace, andate su Crea e programma degli appuntamenti. E questo vi permette di definire appunto una tipologia di appuntamento, dire i giorni della settimana in cui normalmente siete disponibili. Io ad esempio non permetto di fissare call il lunedì mattina perché il lunedì mattina faccio altre cose e anche chiaramente di gestire le disponibilità in maniera specifica giorno per giorno. Ad esempio, normalmente il venerdì mattina è una mattina in cui io accetto appuntamenti, però questo venerdì mattina, che sapevo che sarei stata impegnata al freelance camp, l'ho comunque tolto dalle disponibilità di G-Cal. Diciamo che l'interfaccia è un po' meno user-friendly di Calendly. Però, insomma, il piano Calendly ormai costicchia un pochino, per cui probabilmente continuerò a usare questo. Ultimo strumento è uno strumento non più digitale, ma analogico. Io, diciamo, a me serve ogni tanto prendere appunti a mano, anche se effettivamente, intanto che scrivi, poi inevitabilmente un pochino ti scende l'attenzione, però a me dà molto aiuto scrivere le parole a penna sulla carta e quindi uso un quaderno.
Uso un quaderno, prima usavo dei quaderni normali, dei block notes, i quaderni di Digital Update o del Freelance Camp, e però in qualche modo erano dei quaderni che mi diventavano completamente inutili, cioè mi servivano nel momento in cui io scrivevo, perché scrivere mi aiutava a fissare le idee, ma poi quando volevo andare a cercare degli appunti non ritrovavo mai più niente. E poi a un certo punto ho recuperato da un vecchio Freelance Camp questo Grid Meetings Notebook. Fatto da Creography, che è stato un gadget di uno degli ultimi freelance camp che abbiamo fatto al Bocca Barranca, l'ha portato Silvia Toffolon e ha fatto anche un'edizione speciale, che è un taccuino che serve per trasformare le decisioni in azioni. Quindi io ne avevo 3-4 che erano rimasti da quell'edizione del freelance camp, e ho detto va, proviamo a usarli. Come funziona il Grid Meetings Notebook? Le prime pagine sono pagine di indice, quindi voi scrivete inizio a usarlo da questa data e poi vedete che ci sono tutti i numerelli dove voi scrivete a pagina X ho parlato, a pagina N si parla di questo argomento, perché le pagine dentro sono strutturate così. Ogni riunione ha due facciate. È numerata perché in basso a sinistra c'è il circoletto dove mettete il numero, c'è la data in alto, i partecipanti, utilissimo perché io ho una memoria pessima per i nomi delle persone, quindi la prima cosa che faccio, ancora prima della riunione, vado a copiarmi dall'invito di GCal tutti quelli che devono essere i partecipanti, così posso vedere se ci sono, se non ci sono, scrivere di fianco il ruolo se è una prima riunione. In alto a destra obiettivo, e io lì normalmente ci scrivo il nome cliente banalmente, e poi mi prendo i miei appunti, magari in modo più disordinato di come me lo proporrebbe la strutturazione di queste due pagine, però a me servono lo stesso. Soprattutto mi serve poi quando mi devo ricordare che cosa ci siamo detti all'ultima riunione del cliente al Cenero. Vado nell'indice, ritrovo subito al Cenero e vado alla pagina giusta. È banale, devo dire, però per me è un'organizzazione che funziona molto bene. Tra l'altro sono andata a vedere nel sito Creography e ho visto che ci sono ancora in vendita i notebook, Grid Meetings Notebook in edizione dedicata a Freelance Camp, sono anche in offerta, per cui se li volete sperimentare vi lascio lì il link. Però ecco, è una cosa che in realtà è fattibile anche con un quaderno del tutto normale. La regola qual è? Che le prime 4, 5, 6 pagine del quaderno le lasciate vuote per mettere l'indice e dopodiché usate due facciate per ogni riunione o di più se necessario, però come dire, sapete dove ritrovare la riunione giusta e dove avete scritto gli appunti. Bonus track, una cosa che proprio uso per ricordarmi le robe quando sono in giro, non ho posti dove scrivere, mi viene in mente un link da seguire, voglio dettare degli appunti, ho creato un gruppo WhatsApp fra me e me e lì dentro ci scrivo le cose al volo che mi serve ricordare la mia memoria breve. Poi dopo magari cancello i messaggi, però, dato che WhatsApp ce l'ho sempre acceso. È un posto molto veloce dove buttare la roba. Anche qui, gli appunti di Google, i blocchi note del vostro sistema operativo vanno benissimo, basta che funzionino per voi. E cosa vorrei che trasmettesse? Intanto gli strumenti ci servono se li usiamo davvero, quindi prendetevi il tempo per sceglierne uno, sperimentarlo, però a quel punto usatelo. Pochi, ma usateli. Migliorare si può un pochino alla volta, quindi magari uno strumento alla volta, magari una feature alla volta, e scrivere tutto questo lavoro di scriverci le cose da fare ci serve perché, non per scrivere in sé, non per dire che siamo bravi a prendere appunti, ma perché vogliamo ogni tanto riposarci e smettere di lavorare. Grazie. Credo che Gianluca si sia messo in muto. No, è che va in muto automaticamente. Dopo, quando sei dietro, sono abituato a stare. Un po' che non frequentavo StreamYard, devo dire. Dopo i tempi d'oro
Covid è un po' meno frequente. Vabbè, io dovrò ripensare sempre Todoist, sai che per me Todoist è come te Miro, no? Quindi abbiamo questo. Però effettivamente c'è sempre il problema di avere, cioè da una parte io ho la comodità dei reminder di iOS, però avendo tutto su iOS è molto forte. Però a volte l'integrazione, per esempio, con Gmail, che è possibile fare con Todoist, è interessante, insomma, quindi vabbè, ci darò un'altra occhiata. Eccoci, comunque, chi è in scaletta adesso? Non mi ricordo più. Adesso c'è la sigla, Ah, sì. conduttore, co-conduttore, adesso grazie a tutti e tutte, poi ci vediamo in chat di là e ora sigla. Sigla.